Lunedì 14 siamo a Moena con le telecamere di Teleiride per raccontarvi il ritiro della Fiorentina, iniziato da 6 giorni. Allora noi ripercorriamo insieme le ultime puntate di questo ritiro, mentre alle mie spalle potete vedere che in campo proprio la squadra di Vincenzo Montella si sta allenando. 6° giorno di ritiro per la Fiorentina e Vincenzo Montella in quel di Moena. Nel weekend la Fiorentina è stata impegnata nella prima amichevole stagionale, una gara contro il team trentino, selezione di talenti regionali, conclusa con un 8-2 che ha dato le prime indicazioni sul gruppo gigliato. Don Gomez scalpitante e subito a segno con una doppietta a Rossi, lasciato a riposo per non rischiare la salute del talento nativo del New Jersey, passando per Josip Ilicic, messosi in vetrina con 2 punizioni capolavoro. Senza dimenticare le buone prestazioni del giovane Belek, arrivato dall'Udinese nell'operazione per il riscatto di Quadrado, e il lavoro di un Maxwell Acosti rientrato alla base dopo il prestito al Chievo. Nel post partita ha parlato anche Montella. L'allenatore partenopeo si è sforzato di apparire sereno, ma le sue inquietudini sono emerse su alcuni punti in particolare, come il mercato, da dove ancora non sono arrivati i rinforzi attesi, la situazione Quadrado e la tournée che seguirà il ritiro viola e che dal 26 luglio porterà la Fiorentina a giocare un amichevole a settimana fino al 16 di agosto, con una prima parte che si disputerà in Sud America e una seconda che vedrà 2 trasferte europee, una a Malaga, dove verrà affrontata la formazione locale, una a Varsavia, dove viola incontreranno proprio il 16 agosto il Real Madrid. Su questi argomenti sentiamo le parole di Vincenzo Montella. Ma no, la mia idea è quella di allenare i giocatori che ho a disposizione. Se mi vengono chieste, dare le mie valutazioni, così come ho fatto in parte pubblicamente l'anno scorso e così come faccio privatamente quando mi viene chiesto. Dipende dalla volontà del calciatore e chi è disposto a pagare quanto vale Quadrado, a patto che lui voglia veramente andare via, quella squadra che eventualmente accontenterà la società sul valore del calciatore, quindi è tutto aperto. Sono state pianificate tutte le amichevoli, naturalmente la società di oggi, un allenatore che allena oggi una squadra di alto livello come la Fiorentina si deve abituare a fronteggiare anche a questa programmazione, che sicuramente non è l'ideale, però c'è, e sono contento di andare a fare delle partite. E quindi è un modo per perfezionarmi e per abituarmi anche a me. Ti voglio chiedere 2 cose, la prima sulla preparazione, perché hai 40 giocatori in rosa, 34 qui a Moena, e penso sia una cosa, la prima volta anche per te che ti trovi a allenare così tanti giocatori. No, non è la prima volta, con i giovanissimi della Roma avevo 36 calciatori. Ti sei trovato bene con 36? Sì. Ok. Montella, che non è apparso particolarmente sereno, ma che se non altro può sorridere per il rinnovo fino a luglio 2017 di un punto fermo della sua rosa come Gonzalo Rodriguez, accompagnato in sala stampa da Vincenzo Guerini. Dire ufficialmente il rinnovo del contratto di Gonzalo da un punto di vista tecnico mi fa particolarmente piacere, perché è un ragazzo che è venuto 2 anni fa, non dico fra lo scetticismo, però con un po', sai come siamo stati noi, l'abbiamo accolto così, non ti dico con un grandissimo entusiasmo, però credo che veramente si è guadagnato la riconferma con delle prestazioni, un anno meglio dell'altro. Il rinnovo si è fatto facile, neanche pensato, no? Sto bene qui in Firenze, mi sento benissimo, quindi per me era facile fare il rinnovo. No, niente, io sempre, ogni stagione per me è differente, sempre con più illusione. Credo che siamo un bel gruppo, che siamo una bella squadra, che abbiamo giocatori importanti e con voglia di vincere cose, quindi quello è lo più importante. Oggi, dopo l'allenamento mattutino, in sala stampa sono stati presentati invece Belek e Octavio, trequartista brasiliano classe 93, arrivato in prestito alla corte di Montella. Certamente sono investimenti del futuro, non si deve pretendere che possano risolvere i problemi della Fiorentina in questo momento. No, non lo sapevo che dovevo firmare con la Fiorentina, ero in vacanza e il direttore dell'Udinese, mister Giaretta, mi ha chiamato per dirmi che mi voleva la Fiorentina. Sì, sono molto contento perché la Fiorentina è una società importante. Quando stavo nel Brasile, meu agente ha conversato comigo sulla Fiorentina. Il mio agente mi ha parlato, quando mi ha detto che sarei venuto nella Fiorentina, sono rimasto molto contento. Tutti i giocatori sognano di giocare comunque in una squadra conosciuta mondialmente, e la Fiorentina è un club conosciuto nel mondo. Un forte mondiale, io sono molto felice di stare qui.
E con l'allenamento pomeridiano che si svolge sotto la pioggia si chiude questa puntata speciale di Viola Express dedicata al ritiro di Moena.